Bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro cosa mi ha inviato gentilmente l'azienda Le Perle Sparpoca. Scusate la voce, ma ieri sono stata malissimo e per via delle allergie e ancora non mi riprendo del tutto, ho un po' la voce rauca. Mi hanno chiesto di realizzare un tutorial con questo materiale che mi hanno inviato. Il tutorial sarà disponibile nel mio canale YouTube presto e questo è appunto il materiale che mi hanno gentilmente inviato. Ecco qua, qui appunto c'è il loro Le Perle Sparpoca, lo lascio qui in sovraimpressione. Ok, lo sapete, io quando creo prediligo materiali semplici, rocaille, bicono, utilizzo davvero raramente le perline dalle forme tra virgolette particolari. Sicuramente sarà una sfida per me, cercherò di sperimentare e creare un design che mi soddisfi proprio appieno. Vi mostro in dettaglio, io adoro già questa, la Bola Beads, il richiama Angeli, credo che si chiami così, davvero molto molto carina. Poi questo rumore lo adoro, questo tintinnio. Allora, mi hanno inviato le Amos, queste sono le Metallic Matte Dark. Le Amos già le avevo acquistate in una tonalità, se non erro, gold, e anche un'altra tonalità ce l'ho nella scatola delle perline. Sono davvero molto carine queste qui, queste qui già mi ispiravano, infatti già le avevo acquistate. Questo è un colore un po' scuretto, però cercherò di abbinarlo nel modo giusto. Poi mi hanno inviato, queste qui sono le Samos e sono le Bronze Gold Matte. Queste son carine, un po' bombate, hanno due fori che vanno paralleli. Queste qui sono carine, queste mi piacciono tanto. Poi mi hanno inviato le Paros, queste sono particolari, sembra tipo un mattoncino però un po' allungato qui ai bordi. Queste presentano due buchi, però vanno, vedete, in questo modo i buchetti, sperando che si noti dalla videocamera, vedete? Sono qui e poi sono presenti appunto dall'altra parte, quindi vanno, attraversano proprio l'intera perlina, il foro. Queste sono le Dark Gold Bronze, come vi dicevo prima sono le Paros, carine, un colore metallico scuretto, cercherò di abbinare qualcosa di più chiaro vicino, al limite un oro o anche un beige. Poi mi hanno inviato le COS. Le COS, queste sono la colorazione Dark Bronze Matte. Le colorazioni matte mi piacciono, la finitura matte. Questa è la perlina, vedete, è fatta in questo modo, sembra tipo una D, con i fori passanti sempre all'interno della perlina. Davvero carinissime. Poi mi hanno inviato queste due, queste sono le Tinos, è un po' più squadrato e un po' anche un po' più grande rispetto alla COS, però come forma questa è più arrotondata, questa è più squadrata, come forma diciamo si assomigliano un pochino. E poi ci sono le Super Cheops. Ho acquistato le Cheops, non so se queste sono differenti, voglio vederle da vicino. Scusate, ok. Queste sono un colore, sembra una sorta di beige sporco, cioè non so se si nota dalla videocamera, e hanno appunto due fori. Sì, due fori che passano nella perlina. Un po' bombata perché finisce un po' a punta, sono carine queste qua. Il colore non mi piace tantissimo, vediamo che colorazione è un attimino.
all'interno c'è il bigliettino con il nome del colore, sempre se riesco a prenderlo. Ecco qua, ok. Queste sono le Opaque Beige Ceramica Look, possibile? Sì, Ceramic Look. Sì, sono queste qui, le metto di nuovo all'interno. Ok, e sono appunto questa sorta di beige un po' vicino ai fori, un po' più scuro. Cercherò di sperimentare con queste perline. Alcuni colori, come dicevo prima, sono un po' scuretti, però cercherò di fare dei giusti abbinamenti per rendere il tutto molto estivo e brioso. Questi sono appunto i materiali che mi ha inviato gentilmente le Perle Sparpuca. Metto tutto qui. Io mi sono innamorata della Bola Bid. Peccato che non presenta fori, però sicuramente cercherò di abbellirla in qualche modo. Davvero molto molto carina. Ok, si è staccato anche l'etichetta. Vedete la Bola Bid. Questi sono tutti i materiali che mi ha inviato gentilmente l'azienda Le Perle Sparpuca. Sicuramente vedrete presto dei tutorial. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!